Anticipazioni Beautiful, trama puntate americane. Il matrimonio tra Eric e Quinn. La soap opera americana Beautiful non smette di regalarci sempre nuovi e avvincenti colpi di scena. Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia, abbiamo potuto vedere che Eric, il patriarca della Forrester, ha avuto un flirt con la dama più pericolosa della telenovela, Quinn Fuller. La Dark Lady, infatti, è conosciuta dai fans della soap opera perché è disposta a tutto, pur di vedere realizzati i sogni del figlio Wyatt, anche se spesso e volentieri cade in atteggiamenti illeciti e sfrontati. Come sapete, Quinn ha tenuto sotto sequestro Liam, pur di permettere al figlio di intraprendere una storia d'amore con Steffi, non considerando però le conseguenze che una cosa del genere avrebbe potuto causare nel tempo. La donna però sembra non riesca a stare lontana dal magnate dell'editoria, Bill Spencer, padre di Wyatt, e dalla famiglia Forrester. Ultimamente infatti la Fuller pare abbia già dimenticato l'amore che provava per Liam e abbia volto il suo sguardo nei confronti di Eric. Tutta la famiglia del patriarca però, quando ha preso la notizia che l'uomo ha intrapreso una relazione con Quinn, ha iniziato ad allarmarsi e a credere che la donna fosse intenzionata ad ambire al potere. La stessa Steffi ha messo in guardia il nonno, ma ha anche avvisato la Dark Lady, rivelando che se non avesse troncato la relazione con Eric, lei avrebbe lasciato suo figlio Wyatt. Il magnate della casa di moda però non si fa intimorire dalle minacce dei parenti e decide così di chiedere alla sua amata di trasferirsi insieme a lui a Villa Forrester. Le anticipazioni americane Beautiful ci svelano che Eric Forrester e Quinn Fuller si uniranno in matrimonio, anche contro il volere dei familiari, e a celebrare le nozze sarà il reverendo Murphy. Nessuno si opporrà al matrimonio, ma accadrà qualcosa che metterà in serio dubbio la loro promessa. Eric, infatti, non farà in tempo a firmare i documenti del matrimonio, perché dopo una discussione avuta con i parenti per non aver presenziato il loro matrimonio, avrà un malore e verrà immediatamente condotto in ospedale. Sarà Steffi ad accorgersi che nei documenti delle nozze manca la firma del nonno e che quindi il matrimonio non è valido. A questo punto Ridge manderà via Quinn da Villa Forrester e le verrà intimato di non vedere più Eric. Il patriarca però, ancora in grado di intendere e di volere, compirà un gesto bellissimo nei confronti della sua amata, ma svantaggioso per i suoi parenti. L'uomo infatti modificherà la procura medica sostituendo il nome di Ridge con quello di Quinn, e questo cambiamento permetterà alla moglie di intercedere per lui nelle sue volontà e decisioni su tutti i fronti, dalla gestione del denaro ad ogni singolo suo bene. Inoltre, durante il matrimonio, Eric farà un gesto estremamente importante per la sua amata Quinn. Le regalerà un quadro con la sua immagine. Durante la cerimonia, il quadro di Stephanie cadrà giù per terra, quasi volesse dimostrare dall'aldilà che Eric sta compiendo un gesto sconsiderato nell'unirsi per tutta la vita alla Fuller, considerata da tutti come una donna pazza. Diventerà dunque Quinn Fuller la prossima regina di Villa Forrester? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.